che i talent stiano uccidendo artisti più di quanto ha fatto l'eroina, questo già lo sapevamo. Ovviamente questa frase non è mia, l'ho sentita dire a Erpiotta, non so se sia di qualcun altro, ma insomma, non si chiama più Erpiotta, si chiama Piotta e basta. Sigla. Uno su mille ce la fa, ma quanto è lunga la salita. In fondo c'è la vita, in gioco c'è la vita, non mi ricordo, c'è la vita. È una frase tristemente vera, ma in realtà non vuole essere il focus del video. Ragazzi, con sto microfono mi sembra come se fossi in radio. Siete collegati sulle magiche frequenze di Radio Vince. Oggi parleremo di un sacco di cose interessanti, metteremo un sacco di dischi fichissimi. E mi raccomando, non ci abbandonate perché noi vi amiamo. E poi, cazzo, poi ti manca le parole. Non so come fanno sti speaker radiofonici. Questo fenomeno dei talent show, in realtà, se c'è, è perché un po' ce lo siamo meritato. Ci sono i talent show per colpa... Però almeno spiega perché non ti piacciono sti talent show. Perlomeno abbiamo un'idea di che cazzo... Ragazzi, lo dicono in 3000. Vabbè, ve lo spiego velocemente. Case discografiche senza soldi, oramai non ne hanno più. Chiedono ai talent show, spettacoli televisivi, di creare dei piccoli fenomeni da baraccone da poter vendere facilmente. In questa selezione di talenti vengono scartati tutti coloro che vogliono dire qualcosa. I cantautori, troppo scomodi. Emergono soprattutto coloro che hanno delle doti canore, ma non vengono per nulla instradati verso l'arte. Vengono tritacarnati psicologicamente, cosa che non c'entra niente con l'arte. Se superano tutte le selezioni, gare, competizione, altra cosa che non c'entra niente con l'arte, arrivano alla fine e gli viene fatto firmare un contratto capestro che per 4-5 anni sono di proprietà della casa discografica. Loro non hanno nessun tipo di diritto se non fare quello che dicono loro. E qualcuno di voi mi può dire: no, ma Vince, non sei aggiornato. I talent sono pieni di cantautori. Oh già, i talent danno la possibilità di cantare le proprie canzoni. Certo. E se la prima non va bene? Facciamo due esempi. Un esempio molto vecchio, un esempio molto recente. Fine anni 60, inizio anni 70, un certo Guccini ha prodotto ben 3 album dove ha venduto 0. 0 vendite. Al 4º album ha cominciato a fare un po' di successo. Questo oggi sarebbe improponibile, ma questo vuol dire coltivare un artista. È la stessa cosa che è successa a Tiziano Ferro. Tiziano Ferro è stato 3 anni con la super famosa Mara Maionchi. Gli hanno insegnato un sacco di cose e gli hanno insegnato soprattutto a far uscire chi è lui artisticamente. Prima di uscire col suo primo singolo, Perdono. Ben 3 anni in cui Mara Maionchi se l'è lavorato, lo ha fatto crescere. Nessuno lo conosceva, non è uscito con niente in quei 3 anni. E i risultati si vedono, poi può piacere o non piacere Tiziano Ferro. Ma lui esprime se stesso, è un artista. Oggi se esci da un talent e sbagli il primo singolo, fine. Forse se c'è già pronto il secondo te lo fanno uscire, ma... è finita lì. E parlo di artisti perché molti speravano di diventarlo. E invece dove sono finiti? Dallo psicologo. Ma per forza, ragazzi. Ma dopo un percorso del genere, dove tu da zero ti trovi a stare su un palco con migliaia di persone davanti, grandi pubblici, giurie che li giudicano, dirette televisive, hai bruciato tutte le tappe bruciabili, ti trovi a vivere un contesto da superstar e dopo un anno nessuno più ti caga, è difficile da superare psicologicamente. Molto difficile. È un po' come prendere un bimbo che all'età di 10 anni ti dice: voglio fare l'astronauta. Vuoi fare l'astronauta? Va bene. Ti piazzo su un MiG e ti dico: beh, guarda, questa leva serve per decollare, questa qua serve per sparare, questa qua serve per girare a destra e questa per girare a sinistra. E l'epilogo è facile da immaginare, muori. No, aspetta, non muori. No, perché eri su un simulatore. Però quando scendi ti dicono: lo vedi che non puoi farcela e non sei in grado. Sei inadatto a fare il pilota. Fai qualcos'altro, vai a fare il magazziniere. Ma il grosso problema non è che la casa discografica smette di produrti album e ti tiene lì fermo per 2-3 anni, che è già una roba allucinante. Il grosso problema è che quello che ti rimane, cioè quello che rimane all'artista, è che lui si sente un fallito. Cioè, non è che è il singolo che non ha funzionato, non è che è stata la promozione sbagliata, non è che è stata la canzone che gli hanno voluto far cantare scritta da chissà chi, non è stato tutto il percorso che gli hanno fatto fare che non ha nulla a che fare con l'arte, non è stata tutta la competizione e il tritacarne psicologico che ha dovuto superare e che ha dovuto metabolizzare pensando che fosse quella la realtà dell'arte. No, non è stato quello. Quello che gli rimane nella testa, poverino, è che è colpa sua, che non è adatto al mondo dell'arte, che purtroppo non ha le carte.
Non è capace, non è bravo, non è in grado, è una merda. E tu hai ucciso un artista. Signor Vitz, ma non è che adesso lui aveva la bella voce e tutto quanto, magari non aveva la stoffa dell'artista. Ragazzi, ma vi devo mettere qui sopra il video dove vi dimostro che siamo tutti degli artisti, che siamo tutti dei creativi, che sin da quando siamo piccoli scopriamo la realtà attraverso l'esperienza, mettiamo insieme le cose che scopriamo dando vita a delle piccole creazioni. Andatevi a vedere il video. Siamo tutti artisti, tutti. Ragazzi, però io volevo andare un pochettino oltre, perché ste cose già le sappiamo. Le strasappiamo. Se ci abbiamo sti talent di mezzo, che è la punta dell'iceberg, perché ci dimentichiamo? Perché? Di chi è la colpa? Siamo arrivati al talent perché purtroppo non siamo stati educati all'arte. L'educazione artistica, se c'è ancora nelle medie o nelle superiori, non lo so, l'educazione musicale, dovrebbe mirare non a studiare quello che hanno fatto i grandi musicisti o i grandi artisti. Dovrebbe dovrebbe arrotarsi, avvitarsi attorno alla scoperta del sé artista, al se stesso creativo, alla consapevolezza che siamo artisti. A quel punto il ragazzo che vede un talent semplicemente dice: che roba è? Non avrebbe senso. I genitori sarebbero a loro volta educati a insegnare ai loro figli non ad apparire, ma ad essere ciò che già i loro figli sono, che non c'è niente da inventarsi. Paradossalmente, il processo di educazione artistica è un processo che avviene da sé. L'unica cosa che possiamo fare è non interferire, perché se tutto ciò che mettiamo davanti ai nostri figli sono i modelli che hanno scritto la storia e non facciamo mettere loro stessi al centro della loro stessa osservazione, questo tipo di educazione viene sviata, viene corrotta, come dice Caterina Caselli. E quindi ci ritroviamo i teenager e i ventenni che pensano che apparire in un talent possa essere il grande traguardo della loro carriera. Ci meritiamo i talent perché ci manca l'educazione all'arte, ci manca l'educazione di chi siamo. È stata una cosa molto lenta, partita da quando sono state istituite le scuole. E non parlo solo di scuole elementari, medie, soprattutto quelle, ma anche le scuole d'arte che sono succedute molti anni dopo, che non hanno assolutamente dato importanza all'espressività personale del singolo allievo, ma hanno dato importanza che se esegui perfettamente un preludio di Bach, uno studio di Rachmaninoff o un assolo di Malmsteen o un assolo di batteria preciso di Terry Bozzio, allora tu sei un artista, ma tu non sei un bel niente. Quando sei arrivato a quel punto lì non hai fatto ancora niente. Che sia chiara questa cosa. Se vogliamo andare a fondo della questione, tu non hai fatto ancora niente. Il musicista da strada sotto casa che canta una sua canzone e si fermano 5 persone ad ascoltarlo ha capito che la realizzazione massima personale non è eseguire qualcosa di qualcun altro. Per quanto tu bene lo possa fare, sei un manovale. Semplicemente sei un manovale di misure più fini. La manovalanza è quella che ti dice: prendi la palta, la metti sul mattone, metti un altro mattone sopra. Eseguire qualcosa di preordinato. I copisti, coloro che facevano le copie delle grandi opere, erano tecnicamente bravissimi, ma non avevano alcuna rilevanza a livello artistico. Nessuna. Invece oggi riprodurre qualcosa di esistente a livello musicale, guardate le cover band, quanto seguito hanno. È pazzesco. Purtroppo, e lo dico veramente col cuore in mano, purtroppo non c'è niente di artistico in ciò che fanno le cover band. Replicare le hit dei tuoi artisti preferiti non fa di te un artista. E non dico che tu non sia un artista, perché come detto, tutti siamo creativi. Siamo stati educati, cresciuti, allevati a fare delle cover. Su tutti i livelli. Se io non impilo i miei libri come vanno impilati, devi camminare, devi parlare in un certo modo. Ma che discorso è? Vince, ma in ultima analisi, perché i talent hanno così tanto successo? È semplice, perché una volta l'arte era rivoluzionaria, oggi invece l'arte è diventata reazionaria e quindi non è più di rottura. No. Adesso l'arte, sapete cosa fa?
compiace, l'arte ti coccola. E purtroppo, per quanto si impegnino, quando qualcosa ti compiace, dura poco. Gli artisti del passato erano una continua rottura con il sistema. Per questo che continuavano a essere artisti. Per questo che continuavano a stimolare la società. Invece oggi l'arte che viene venduta, purtroppo, ha l'obiettivo di compiacere. E il compiacimento unito all'arte produce uno dei risultati più vili, viscidi e senza nerbo. La cosa peggiore è che questi prodotti educano i nostri figli all'arte, dandogli una volta di più un'immagine completamente distorta di che cos'è l'arte, che anziché rompere, uniforma. Uniformarsi è il primo passo che il sistema vuole che tu faccia per dimenticarti una volta per tutte che tu sei un artista.